Mettere al mondo un bambino è un'esperienza emozionante per la maggior parte delle donne coinvolte. Molte future mamme preferiscono partorire in ospedale perché sanno che il travaglio è un momento delicato. Se avesse saputo, Alexandria Sims, tuttavia, avrebbe scelto un altro ospedale per dare alla luce suo figlio, perché il dottore che l'ha assistita si è comportato in modo molto strano. Quando gli ha guardato i piedi, la futura mamma è rimasta semplicemente sconvolta. Alexandria Sims. Alexandria Sims lavorava come maestra di asilo e ha accolto con grande entusiasmo la notizia di una nuova gravidanza. Sarebbe stato il suo secondo figlio, stavolta un maschietto. In famiglia c'erano già molte femminucce e un bambino da viziare sarebbe stato più che benvenuto. Non era solo Alexandria ad essere emozionata, ma tutta la famiglia, specialmente sua madre Shiri Crenshaw Sims, che non vedeva l'ora di aggiungere un nipotino alla sua collezione ed è stata molto coinvolta nella gravidanza della figlia. Alexandria, o Alex come la chiamavano amici e parenti, aveva avuto una gravidanza piacevole. Ogni ecografia mostrava che il piccolo Jared, come avrebbe battezzato il piccolo, stava crescendo sano e forte nel suo grembo. Di solito i bambini vengono al mondo intorno alla 40esima settimana di gravidanza, ma già alla 38esima Jared ha deciso di essere pronto a conoscere la sua famiglia. Quando Alex ha sentito le acque che si rompevano, ha chiamato la famiglia e ha chiesto a tutti di raggiungerla al Sunrise Hospital di Las Vegas. La futura mamma è stata ricoverata e portata in sala parto. Sebbene il travaglio fosse iniziato, le contrazioni non erano ancora abbastanza forti e Alex ha dovuto assumere dei medicinali per indurre il parto. Nel momento in cui le contrazioni si sono sbizzarrite, la donna ha perso il contatto con la realtà, stordita dal dolore e dagli antidolorifici. Si è affidata completamente del personale medico che la stava assistendo e ha salutato i suoi familiari che l'aspettavano dall'altra parte della porta. Shiri ha preso il cellulare per filmare l'intera procedura, proprio come aveva fatto con tutti gli altri parti in famiglia. Era una tradizione che usavano per garantire alla mamma il ricordo di un'esperienza che troppo spesso viene sbiadita dai medicinali, la paura e la sofferenza. Questo video però sarebbe stato diverso dal solito e sarebbe stato sufficiente a spingere Alex a denunciare l'ospedale. I problemi sono iniziati con l'assenza del ginecologo di fiducia di Alex, il dottor Richter, che era fuori città per il fine settimana. Insieme alla futura mamma aveva spinto affinché la donna accettasse un parto cesareo per non mettere a repentaglio la salute del bambino, ma era aperto all'opzione del parto naturale se al momento del travaglio la situazione fosse cambiata. Il dottore chiamato in sala parto per sostituire Richter era un certo Frank D. Lee, che quel giorno non era di turno in ospedale ma aveva la reperibilità. Era stato chiamato al volo dalla struttura e si era presentato in sala parto col volto paonazzo, un paio di pantaloncini corti e variopinti e delle scarpe che si è subito sfilato all'ingresso della stanza. Shiri ha documentato tutto con il suo cellulare, sconvolta dallo stato poco professionale del dottore che avrebbe fatto nascere il suo nipotino. Il dottor Lee, invece, era in pantaloncini e a piedi nudi. Tuttavia il suo abbigliamento non è stato la parte peggiore della sua performance. Shiri e Dana si trovavano dietro la tenda che separava la sala parto in due sezioni, ma anche a quella distanza hanno potuto sentire l'odore distinto di alcol sul dottore. Possibile che un ginecologo reperibile per parti d'emergenza avesse deciso di ubriacarsi in spiaggia sperando che nessuno lo chiamasse al lavoro? Nel frattempo Alex non aveva idea di quello che stava succedendo perché era troppo concentrata nel respirare e spingere al ritmo delle sue contrazioni, già pronta a lasciarsi alle spalle il momento più traumatico della gravidanza. Aveva ricevuto una dose massiccia di anestesia e non era molto attenta all'ambiente circostante, quindi non si è accorta delle interazioni sospette tra il dottore e le infermiere presenti. Se avesse sentito quello di cui stavano parlando, si sarebbe alzata nonostante il dolore e sarebbe scappata a gambe levate. Per fortuna Shiri stava documentando la scena con il suo cellulare. Mentre Delee spiegava ad Alex il modo corretto per spingere, un'infermiera gli ha chiesto se fosse già arrivata all'ora dell'aperitivo. Probabilmente anche lei aveva sentito la puzza di alcol e, conoscendo le sue abitudini, aveva fatto 2 più 2. «Guarda che ora è», ha risposto il dottore. Un'altra infermiera si è intromessa nella conversazione, precisando che Delee aveva iniziato l'aperitivo subito dopo l'ultimo cesario, che avevano eseguito insieme qualche ora prima. Invece di reagire negativamente, la prima infermiera ha assunto un'espressione curiosa e ha chiesto al dottore dove fosse andato quel pomeriggio. Delee le ha risposto che si trovava al locale Tommy Bahamas e che per correre in ospedale aveva dovuto abbandonare un bicchiere di tequila che aveva già pagato. Come potete sentire, non è una conversazione adatta ad una sala parto, specialmente durante un travaglio attivo con una donna pronta a mettere al mondo suo figlio.
Invece di scusarsi per la scarsa professionalità, il dottor Dilì sembrava persino infastidito dalla telefonata di lavoro che aveva rovinato il suo aperitivo in spiaggia. In quel momento persino Alex ha cominciato a realizzare che qualcosa non andava. Il medico parlava di cose strane, era vestito in modo bizzarro e aveva un fare troppo sbrigativo per un ginecologo. Tuttavia, era troppo esausta per protestare e si è limitata a seguire le sue indicazioni. Quando ha chiesto un bicchiere d'acqua tra una contrazione e l'altra, il dottore le ha addirittura risposto con un no secco, aggiungendo che l'unico che aveva il diritto di bere qualcosa in quel momento era lui. Ci sembra assurdo pensare che le infermiere non siano intervenute per fermare quella scena pietosa. Eppure il video testimonia la storia scioccante di Alex. I minuti passavano e l'anestesia stava cominciando a svanire. La futura mamma era in preda ad atroci sofferenze e ha spiegato la sua situazione al dottore, che ha risposto semplicemente con «In questi casi mi sgridano sempre quando dico tira su il sedere e non mi scocciare». Le infermiere ridacchiavano nervosamente, in parte spazientite ma in parte anche divertite da quel medico fuori dal comune. Ormai avevano paura a chiedergli il cambio perché il travaglio era già al culmine e non volevano rischiare di mettere a repentaglio la procedura. Il dottor Dilì ha deciso infine di non ricorrere al cesareo e ha scelto di far nascere Jared in modo naturale. La famiglia di Alex aveva seri dubbi sulle sue capacità, ma come ha detto in seguito la mamma, io stavo letteralmente partorendo un bambino, non avevo tempo né modo per alzarmi e lasciare la stanza. Alex era alla mercé di quell'ubriacone e ha sopportato stoicamente il dolore. Quando Jared è venuto alla luce, ha tirato un sospiro di sollievo, che però si è trasformato presto in terrore quando ha capito che qualcosa era andato storto. Mentre il dottor Dilì mostrava il bambino ai familiari, Dana e Sherry hanno notato chiaramente che il braccio destro di Jared era completamente floscio e penzolava accanto al suo corpicino. Non sembrava una condizione normale. E infatti è stato scoperto in seguito che il dottor Dilì aveva tirato troppo forte Jared durante le manovre, causando una sindrome chiamata paralisi di Herb, in cui i nervi degli arti coinvolti sono troppo danneggiati per funzionare correttamente. Il resto del corpo del bambino era in ottimo stato, ma nel video si vede chiaramente che il braccio è privo di funzionalità. Anche oggi il piccolo Jared può effettuare soltanto movimenti limitati con il braccio destro, un problema che poteva essere facilmente evitato da un medico più competente. Non appena il dottor Dilì ha lasciato la sala parto, tutta la famiglia Sims ha tirato un sospiro di sollievo. All'inizio erano tutti felici di sapere che mamma e figlio stavano relativamente bene, ma col passare dei minuti la gioia si è trasformata in rabbia. Quando hanno rivisto il video del parto, hanno realizzato infatti che la procedura non era stata eseguita con le dovute accortezze e che quel dottore non sarebbe dovuto mai entrare in ospedale in quello stato. Per questo motivo Alex e la sua famiglia hanno deciso di assumere un avvocato, Patricia Marr, che ha osservato il video con attenzione e ha confermato i loro sospetti. Il medico era stato negligente nei confronti della mamma e del bambino e non aveva compiuto i gesti necessari per assicurare il benessere di entrambi, probabilmente a causa della quantità di alcol che aveva ingerito solo pochi minuti prima. Per colpa sua, Jared avrebbe dovuto affrontare mesi di fisioterapia per riacquistare una minima mobilità nel braccio e forse si sarebbe dovuto sottoporre a un'operazione chirurgica per tentare di riparare una parte del danno. Bere alcol durante l'orario di lavoro è sempre illegale, ma per i medici un'accusa simile può risultare persino nella revoca della licenza. Tuttavia, quando Patricia ha consultato i legali dell'ospedale per conto di Alex, si è sentita rispondere che il dottore era innocente e che il personale presente in sala parto aveva fatto il possibile per assicurare un travaglio di prima qualità. Patricia non si è arresa e ha scoperto che non era la prima volta che il dottor Dilì causava danni ad un neonato e che era già stato denunciato altre due volte per lo stesso motivo. Inoltre era stato citato per danni in altri 9 casi da altrettanti pazienti, che avevano ottenuto complessivamente appena 2,7 milioni di dollari dall'ospedale. Le accuse, tuttavia, non erano bastate per far perdere il lavoro al dottore, obiettivo diventato fondamentale per la famiglia Sims. Quell'ubriacone aveva rovinato il parto di Alex e causato una miriade di problemi al suo bambino, quindi non si sarebbe mai più dovuto avvicinare a nessun paziente, di qualsiasi età. Oggi la famiglia Sims sta ancora lottando in tribunale contro i legali dell'ospedale, mentre il piccolo Jared cresce cercando di superare al meglio le sue difficoltà. Alex teme che in futuro verrà preso in giro dai compagni per il modo strano in cui muove il braccio, ma spera che il bambino trovi la forza di reagire e camminare comunque a testa alta. Anche noi ovviamente speriamo che Jared cresca sano e felice. A voi è mai capitato di incontrare un dottore o un infermiere incompetente? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. E continuate a seguirci per altre storie interessanti.